WISP Sport e Salute per Tutti. Ben ritrovati amici di WISP Sport e Salute per Tutti. Siamo arrivati ben oltre la 50esima puntata, l'ho notato proprio l'altro giorno. Siamo alla 54esima puntata della nostra trasmissione. Non ho neanche festeggiato il numero 50. Vabbè, intanto arriveremo presto anche alla numero 100. Oggi due argomenti molto interessanti, perché parleremo sia di ciclismo sia di calcio, ma in maniera un po' particolare, ovvero con delle mamme che si sfideranno in un torneo. Ma questa è la seconda parte. Nella prima parte invece parleremo di ciclismo con la Gran Fondo delle Valli Bolognesi. Noi abbiamo in diretta telefonica il presidente della società che organizza la manifestazione del 1° giugno, Romano Rangoni, presidente del Bitone. Ciao Romano. Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, abbiamo detto, questa 8° giro dell'Appennino bolognese Valli di Comacchio, c'è la tappa, diciamo così, dedicata alle Valli Bolognesi, la organizzate voi, sarà un bel circuito di 148 chilometri. 148 chilometri che dovremo allungare di 6 chilometri, manco ce ne fosse bisogno, a causa della concomitanza con altri eventi sportivi, ma per ormai gli abituali frequentatori del nostro circuito sarà, come dire, una variante insignificante, assolutamente. Saranno in discesa almeno quei chilometri in più? Ma a dir la verità siamo stati obbligati ad inserire un passo piano al 4-5% di circa un chilometro e mezzo, forse non sarà gradito di più, però purtroppo la concomitanza con la Bologna raticosa ha comportato una leggera deviazione di percorso nell'area del comune di Pianoro, ma comunque credo che, come sempre, il nostro percorso sarà gradito, sarà ben gradito dai ciclisti che parteciperanno. Allora, è un po', diciamo, il percorso tipo del ciclista che va a fare della salita durante i fine settimana, perché vediamo un po' il percorso, cioè Monghidoro, il passo dell'Articosa, il passo della Futa, dopo si va a Monte Fredente, dico bene, aspetti che... Monte Fredente. Cioè, ci sono, insomma, delle belle salite, dei bei paesaggi, diciamo che si chiama le Valli Bolognesi, però qui di valli mi sembra che più sia più le salite bolognesi. Beh, diciamo che come avrei visto, il format prevede tre percorsi. Tu sicuramente hai parlato del percorso più lungo, che è quello che sostanzialmente viene percorso dai ciclisti più esperti e più performanti anche. Ci sono però anche altri due percorsi alternativi, ce n'è uno, certo, che entra all'interno della Val d'Isena, la nostra palestra ciclabile, la palestra ciclabile dei ciclisti bolognesi, e gira attorno alle colline di Pianoro. Quello ci sarà un giretto di circa una cinquantina di chilometri, accessibile alla maggior parte dei ciclisti. Poi ci sarà il passaggio intermedio, invece, quello del 102 chilometri, che vedrà, dopo aver scalato la salita di campeggio, vedrà la sosta nella piazza Gittile nel comune di Monghidoro. Ecco, quindi anche quello con un centinaio di chilometri, tutto sommato impegnativo, però accessibile agli amanti di questo tipo di manifestazioni. Ecco, a proposito di questo tipo di manifestazione, la particolarità del cicloturismo, ormai sei già stato ospite tante volte nelle nostre trasmissioni, ci ripetiamo, però il bello del cicloturismo è che non c'è competizione, non c'è l'ansia di arrivare per forza prima di qualcun altro, ma è una cosa molto, molto divertente, soprattutto per passione, per divertirsi. Confermo, infatti noi come società, come circuito, abbiamo sposato da subito questo modo di andare in bicicletta, uno per tutti. Le nostre manifestazioni sono completamente svincolate dal cronometro e dalla rilevazione dei tempi. La partenza è libera all'interno di una fascia oraria di 2 ore, quindi dalle 6.30 alle 8.30. Ogni concorrente, ogni partecipante lo può fare alla velocità che ritiene più opportuno o comunque in base alle condizioni personali della giornata, perché non tutte le giornate sono uguali, ovviamente, e questo viene apprezzato dai più sicuramente. Non solo, uno sale in bicicletta e decide strada facendo se fare i 48 chilometri, se fare i 100, se fare i 150. Ecco, quindi anche questa, diciamo,
è una cosa assolutamente diversa rispetto alle competitive, che comunque invece prevedono, quelle comportano un impegno fisso costante e a volte oltre diciamo le possibilità del concorrente stesso. Allora, questa è una delle tappe del Giro dell'Appennino e delle Valle di Comacchio. Come sono andate le altre tappe? Perché comunque voi del Bitone siete sempre tanto numerosi in ogni raduno. E quali saranno le prossime? Allora, innanzitutto non posso che esternare la grande soddisfazione di come per la grandissima partecipazione che abbiamo avuto nelle prime due tappe del circuito. Lasciami dire che già la nostra prova, che partì ormai 8 anni fa, e ovviamente ricordiamo che ci confrontammo con Gianfranco e Alessandro Conte, che assieme a noi furono i promotori di questo circuito, contavamo circa 300-350 partecipanti alla seconda edizione e già eravamo abbastanza soddisfatti. Lo scorso anno, mi piace dirlo, abbiamo superato le 9.300 presenze. Però quest'anno, dopo due prove, abbiamo notato un ulteriore aumento del 20%, per cui nella prima manifestazione abbiamo contato 1.600 partecipanti a Porto Maggiore e domenica nella seconda tappa, la Valle del Santerno ed Imola, abbiamo fatto il record per quello che è il nostro circuito nella singola prova, 2.540 partecipanti. Quindi l'obiettivo 10.000 non è un obiettivo irraggiungibile? Direi che l'obiettivo 10.000... fatto salvi i fattori atmosferici che comunque condizionano sempre pesantemente queste manifestazioni, ma abbiamo visto che in progressione abbiamo un aumento di un 20-25% del numero dei partecipanti, anche perché abbiamo toccato con mano, questo sì, e che c'è uno spostamento di ciclisti dalle gran fondo competitive alle gran fondo cicloturistiche, per motivi vari che si potrebbe esporre, non ultimo la parte economica, perché ricordo che da noi per partecipare con 5 euro fino a venerdì e 7 euro sabato e la domenica si può in qualche modo accedere alla manifestazione godendo di 4 ristori, godendo di un pasta party, godendo di un pacco gara, insomma una cosa abbastanza importante, molto vicino alle gran fondo competitive. Allora ricordiamo, domenica 1 giugno il ritrovo al Circolo Arci Benassi, da che ora? dalle ore 6.30 alle ore 8.30 partenza per la gran fondo percorso medio, percorso lungo, dopodiché ci sarà il ciclo raduno che le cui iscrizioni termineranno alle 10.30. Ricordo per i cittadini che comunque per l'occasione tutti gli spazi adiacenti al Circolo Arci Benassi verranno chiusi al traffico grazie alla disponibilità del Comune di Bologna, che ci consente in occasione di questa manifestazione di far sì che il viale che serve per raggiungere la nostra struttura diventi un'enorme pista ciclabile. Anche questo ci fa enormemente piacere e ci consente di lavorare in sicurezza, ecco. Perfetto, grazie Romano Rangoni, presidente del Bitone, per essere stato con noi e in bocca al lupo per questa manifestazione che vediamo che organizzate con grande passione. Grazie a voi e crepi il lupo. A domenica vi aspettiamo, ore 6.30 al Circolo Benassi. E voltiamo pagina dal ciclismo, passiamo al calcio, ma non il solito calcio. Avevamo detto già in apertura che è un torneo e le cui partecipanti sono delle mamme. Noi abbiamo in collegamento telefonico Paolo Roncarati, che è marito e tifoso di una delle squadre che partecipa a questo torneo di Mamme in Campo. Ciao Paolo. Buongiorno a te Marco e agli ascoltatori. E grazie per essere stato con noi. Allora, siamo arrivati al rush finale di questo torneo Mamme in Campo, perché domenica 25 maggio allo stadio di Granarolo si terrà la giornata conclusiva. A che punto siamo di questo torneo? Perché nella trasmissione che ha avuto ospite Pianeta Wisp On Air avevi detto che ci poteva essere un arrivo in volata. Sì, un arrivo in volata che invece di vedere possibili 3 squadre a 21 punti vedrà uno scontro effettivo al vertice tra Circolo Piffi e Castenaso, perché il Circolo Piffi domenica è andato a vincere a Budrio contro il Mezzolara e
non ha dato adito a una seconda possibile partita, che era Basca o Corticella, di poter entrare nel gioco per il successo finale. Ma sarà Basca o Corticella, sarà comunque una bella partita, due squadre toste, che si potrebbero giocare il secondo posto a questo punto, con una vittoria del Circolo Pizzi e una sconfitta del Castenaso. Una delle due vincendo, Basca o Corticella, potrebbe arrivare a seconda. Allora, per chi non lo conoscesse, questo torneo Mamme in Campo, come nasce? Ormai lo fate da 7 anni. Sì, queste donne coraggiose, fantastiche, che si sanno mettere in gioco. 7 anni fa, visitando il padiglione del Gosadini, dove opera la FANEP, che aiuta e sostiene bambini malati e soprattutto anche permette alle loro famiglie di stare vicino a loro, hanno deciso di fare qualcosa di fattivo ed importante per raccogliere delle donazioni per la FANEP, mettendosi gli scarpini da calcio. Abituate a portare i bambini ai campi da calcio per gli allenamenti, hanno detto: beh, a quel punto siamo lì, ci mettiamo anche noi a fare questo sport. Domenica 25, ricordiamo, allo stadio Granarolo, si parte dalle ore 11 con le partite che dicevi tu, però è una giornata intera di manifestazione, insomma, perché ci sarà anche il primo memorial a Gilberto Vignali. Sì, giustamente è stato pensato di unire due aspetti comunque importanti per le mamme: la fine del torneo e appunto un'ulteriore raccolta di offerte, donazioni per la FANEP, e visto che si giocava a Granarolo, dare spazio a questa figura che era Gilberto Vignali, importante per lo sport a Granarolo, sia nel campo del calcio per la Rainbow Granarolo che per il podismo, quindi una persona importante che è venuta a mancare da non tanti mesi. Con gli amici della squadra Rainbow e gli amici di Vignali si è pensato di unire le due rappresentazioni per far venire anche più gente. Assolutamente, assolutamente un'ottima iniziativa, anche perché io ho abitato tanti anni a Granarolo e conosco la persona di Gilberto Vignali, quanto è stato importante per lo sport di tutto il comune della prima cintura bolognese. Un'ultima cosa prima di chiudere, allora diciamo le squadre che hanno partecipato al torneo Mamme in Campo, perché sono in aumento rispetto al passato e quindi è un torneo che comincia a prendere anche piede e sembra diventare qualcosa di un po' istituzionale, diciamo così. Sì, noi contiamo di ricevere ulteriori richieste di adesione a questo torneo per espanderci non solo nella provincia di Bologna ma anche fuori, quindi magari se si creasse un piccolo torneo simile a Ferrara o Ravenna o Modena, e fare una giornata addirittura conclusiva magari fra le vittoriose delle varie province. Questa è una cosa. A Bologna per il momento Circolo Pizzi, Castenaso, Corticella, Basca Galliera, Granamica, Mezzolara Budrio e Osteria Grande. Le ho dette pressappoco in ordine, teniamo conto che le ultime due, Mezzolara Budrio e Osteria Grande, non sono ultime, ma sono ultime come entrate. Ah. Io le ho tenute alla fine perché sono le due matricole e hanno dato filo da torcere alle squadre più abituate a questo torneo. Allora, ricordiamo che in questo torneo tutti gli incontri sono diretti da arbitri WISP che vengono gratuitamente, insomma, quindi anche noi di WISP ci teniamo a essere presenti in questo torneo, che è davvero molto, molto interessante e molto carino, anche perché ovviamente ha lo scopo benefico e quindi la solidarietà è sempre molto importante. Noi Paolo ti ringraziamo e ti salutiamo, in bocca al lupo per il vostro torneo e soprattutto tutti domenica 25 allo stadio di Granarolo dalle ore 11. L'importante è proprio quello, tutti dalle 11, ci sarà grande sport e grande festa. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi. E con il torneo Mamme in Campo si chiude anche questa puntata di Wisp Sport e Salute per Tutti. Grazie per averci seguito. Appuntamento con la nostra trasmissione sempre di martedì prossimo, ovviamente, alla stessa ora, e una buona serata da Marco Bergonzoni. Wisp Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17:45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.